spacco tutto! Spacco bottiglia, ammazzo famiglia! Spacco marmo! Non ci sono rime con marmo che mi vengono in mente ora, ma io spacco tutto uguale, hai capito? Bentornati bellissimi, simpaticissimi, mangia il guacamole. Questo è Electric. Oggi siamo qui con Mario che si sta facendo un pisolino perché ha un livello di attenzione uguale a quello di un criceto in calore. E semplicemente andremo avanti in questa magica avventura che ci ha stupito tanto nello scorso episodio con tante innovazioni dal punto di vista di gameplay e altre cagate del genere, con altri paroloni più divertenti, ok? Quindi io direi possiamo andare avanti. Mario, svegliati per favore, dai. Innanzitutto accendiamo tutte le lampade come sempre perché l'obiettivo di questo gioco, a quanto pare, è accendere le lampade. Tutti dicono, ehi, non ti scordare di accendere le lampade in questo gioco, perché l'obiettivo sta tutto lì. Non so se ti è chiaro. Quindi io vedi che accendo tutte proprio. Ho capito come si fa il salto. Tu tiri il cappello, poi corri addosso con Y tenendolo premuto e pam, ti fa saltare. Quindi ti fa fare un salto più alto e più slanciato. Molto interessante scoprirlo ora. Le bestie parlano letteralmente come i Minions. Poi mi piace molto come le discese ti diano una forte spinta. Guardate, biu, forte accelerazione. Le monete stanno per sparire. Porca zozza, guarda come, quante monete che ho sprecato praticamente. Che zozzone che sono. Merito solo il male. Un boss? Una lotta contro un boss? Ma non è magico. Sono dei conigli bestiali. Ma in poche parole, Mario ha deciso di sconfiggere e combattere solo conigli in questo 2017. Fammi capire. L'ha detto il capo che si sarebbe presentato un tipo baffuto. Piacere, noi siamo gli organizzatori del matrimonio dei due piccioncini. Ci chiamano i Brodals. Guarda gli emoji che simpatici, oh. Ora che abbiamo il tesoro, che ci serviva, possiamo continuare con i preparativi. Ma prima abbiamo ancora compito da svolgere, annientare il fricanaso come te. Adesso questi vorranno combattere e... beh, non hanno idea, quindi il primo è quello verde. Vediamo un po' cosa riesco a fare contro sto zozzo. Boom! Innanzitutto te tiro il cappello. Te tiro il cappello e poi ti salto in testa. Guarda un po', non te l'aspettavi. Ehi, attenzione! Ehi, attenzione! Guarda i cappelli! Ehi, stai calmo! Calma, te tiro il cappello, sa? Te tiro il cappello, porca zozza, guarda a te, a tua mamma, tutti quanti, vi faccio male, chiaro? Vedi che faccia? Si vede che tua mamma ti ha fatto e non ti voleva. Tua mamma non ti voleva, sei solo un incidente, hai capito? E qui tiro il cappello e... what? Ma dai, no! Sono un neutrone, un agglomerato di elettricità sono diventato. E così il titolone Super Mario Odyssey, che avremmo potuto anche vedere l'episodio precedente, ma ovviamente non potevo sapere che stavamo per arrivare a questo punto. Quindi ce lo siamo beccati ora. Guardate quanta gente online che gioca Super Mario Odyssey. E sono tutti amicicci che siete voi, a cui ho scambiato il codice amico. Regno delle cascate, o delle cagate, o di quello che è. Guarda quanto sono carico, letteralmente. Arriviamo subito a un mondo magicamente verde, che è quello con cui è giusto introdurre un nuovo giocatore a un nuovo gioco, e iniziare sempre con il livello più acceso e dinamico. È giusto, no? Non è che Mario inizia nel mondo del magma, o nel mondo oscuro de sto cavolo. No, si inizia sempre al più vivace, carino. Che viaggio, pensavo non ce l'avremmo fatta, ma invece siamo arrivati tutti in terra alle cascate. Mi sento ancora elettrizzato per aver catturato una linea elettrica. Che scossa, porca zozza. In quest'area dovrebbe trovarsi un antico veliero volante. Andiamo a cercarlo. Sì, capita. Andiamo subito. Innanzitutto becco subito il checkpoint qui, perché c'è un checkpoint. Non è magnifico. Guarda che carino questo posto. Iniziare subito in un mondo così acceso, sicuramente magico. Ma che sono le ciambelle queste? I monetoni. Guarda, c'ho tre fucking monetoni viola, che non so cosa servono, però sono una moneta diversa, che magari ci si comprano potenziamenti o cagate del genere. Ma sono i stra fucking monetoni viola, che non sono altro che monete diverse. Ma se cammini e cespugli ti scappa pure le monete. Una miseria. Tu trasformi le nuvolette in robette, io non so. Guarda, qui c'è un cartello, leggiamo il cartello. Nel cartello c'è scritto: consigli ai viaggiatori, lancio autoguidato. Una volta lanciato il cappello, agita di nuovo il Joy-Con per seguire un lancio autoguidato. Il tuo capricapo volerà verso il bersaglio più vicino. Ma dai! Quindi posso cambiare la direzione, visto? Wow, magico! Ma guarda che roba! Sarà in alto, ma pure in alto! Ma tu guarda! In basso? Ma pure in basso, sottoterra, guardalo te! Terra! Cappello, usa fossa! Ha! Usa volo! No, ho detto volo! No, ho detto volo! No, ho detto volo! Ecco, non ubbidisce perché non ho ancora 7 medaglie, insomma, sapete come funziona. Cappello, attacco rapido! Attacco rapido a sinistra! Guarda sti zozzi! Ma tu guarda! Guarda, ma che volevano fare? Cosa? Oh, ho preso un sasso! Che carino, ho preso un sasso! Porca zozza! Te lo tiro! Zozzo! Mo te tiro il sasso, sa? Vieni un po' qua,
Vieni un po'. Non l'ho preso. Voglio tirargli un sasso, porca zozza. Oh, wow. L'ho tirato lontanissimo quel sasso. Cappello, a sinistra. Boom. Yay. Una super combo in questo modo. A sinistra. Piu. Cos'altro posso fare qui? Posso prendere gli uccellini? No. Questo posso fare qualcosa? No. Scommetti che questo è un segreto, che se riesco a saltare... No. Magari se riesco a saltare su tutti questi di fila succedono cose, eh? Giuro. Giù. Ok, non ci proviamo nemmeno. Ho visto altri fucking monetoni viola. Oh, attenzione. Fucking monetoni per tutti. Ce ne sono 50 a livello, sembrerebbero. Io prendo i fucking monetoni e ammazzo i fucking bestiacce di Satana. Ciao bestiaccia di Satana, che dici? Allora, io tiro il cappello di qua e poi va di là. Visto? Tiro il cappello di qua e poi va di là. Pium. Pulito, preciso. Oh, ma questi nascono all'infinito. E dai, su, stai calmo. I catenacci, guarda i catenoni. Oh, stai calmo. Che sei matto? No! Mamma, mi deve piacere. Sono un fucking catenaccio, mamma. Guarda che roba. Inclina e poi rilascia per lanciarti. Wow, what the fucking fracchiti. Prendiamo i monetoni, grazie. Quindi, wow, stai calmo, stai calmo. Allora, fammi riprovare. Quindi io devo andare verso il lato opposto. Ok. Boom. Pulito. So se hai capito. Stai calmo, non mi attaccare. Allora, cosa posso rompere? Quelli là li posso rompere, proviamo. Boom. Oh yeah. Oh yeah. That's what I'm talking about. Oh yeah. Bridges. Una luna? Ma cos'è? Che c'è foglio con le lune? Ma non si piano le stelle una volta? Oh, altri fucking monetoni. Altri fucking monetoni, guarda un po'. Per puro errore, praticamente. No, stai calmo, non mi attaccare, sa. Che se no te pio e ti uso come mi pare, ok? E non ti dico come ho usato l'ultimo testicolo gigante come te, eh. Non te lo dico, meglio che tu non lo sappia, eh. Un cuoricione, ma tu guarda. E se qua ci posso nuotare, non è che mi porta via, no. Voglio andare sott'acqua. Guarda, sto sott'acqua facendo cose, ma... Altri fucking monetoni, compa! Guarda un po' dove stavano! Wow, li trovo tutti! Woohoo! Hanno usato la stessa barra della stamina di Zelda, praticamente. O simile, almeno. Qui c'è qualcosa, c'è sta altri stra fucking monetoni? No. Niente monetoni per me. Niente... Oh, qua c'è un forziere, guarda un po'. Come ci arrivo lì dentro? C'è un segreto qui da scoprire. E noi, così, lo scopriremo. È chiaro? Magari andando oltre la cascata... Vedo altri fucking monetoni all'orizzonte. Oh! Qualcuno ha detto monetoni. Eccoli, li abbiamo presi. Perché qui c'è una cornice senza dipinto? Non lo so. Perché non me lo dici tu, visto che tu sai tutto più di me? Scommetto che bisogna prendere un dipinto da qualche parte e attaccarcelo sopra, no? Però questo non vuol dire nuotare. Questa è una sorta di camminata a nuoto. È un nuovo sport, signori. Mario si avvicina alla fine. 3 secondi di vantaggio e vince. Va a prendere l'uno, il lunatone. Il lunatone, che è un Pokémon. Hai ottenuto una luna. C'è sempre una prima luna. Quindi non sono più vergine? Sono stato sullunato? Ebbene sì, ho perso appena la mia verginità di lune. Che è fantastico, direi. Guarda altri fucking monetoni lassù, guardane altri 3 laggiù. I fucking monetoni, la multiluna in cima alle cascate. Quindi è molto più guidato degli altri Mario. Non ti caccia fuori dal mondo per poi riandare là. Ma le prendi man mano tutte. Abbiamo trovato una luna di energia, zio. Che fortuna ci sarà. Molto utile, visto che è in grado di far funzionare la nostra nave. Aspetta, lui non parla così, Ne hai mai vista una prima d'ora? No, zio, è la mia prima volta. Se non dicevo che ero vergine. Hai capito? Stai calmo, zio. Quindi attraversiamo il ponte. Il fucking ponte. Innanzitutto là vedo un mappamondo che sembra poter fare qualcosa di magico. E parte un'altra cutscene che non volevo. Però va bene. Ecco, è proprio la nave che stavo cercando. Credevo fosse quindi siamo migliori, ma non disperdiamoci. Disperiamoci, scusate. Sono sicuro che è ancora in grado di arrivare fino a te. Vediamo se funziona. Lanciami su, mappamondo. E se io non volessi farlo, faccio quello che mi pare. Hai capito? Voglio andare prima qua. Perché visto che c'era una moneta, non mi credevi. Guarda un po', anche qua c'è un'altra, guarda. Visto che ce n'era una, tu non mi credi mai, brutto cappello del cazzo. Dai, hai visto un'altra moneta? Hai visto? Tu che non mi credi mai, guarda. Vediamo un po' cosa fare con questo mappamondo. Un'altra luna, così, a gratis. Ah no, noi lasciamo. Aspetta, ho starnuto. Non vuole partire, immagino che abbia bisogno di più energia. Quindi le lune danno energia a questi ciaffi, ok. Forse intorno potremo trovare altre lune. Ok, zio, stai calmo. Meno 4 lune. Ci mancano 4 lune per far partire. Ehi, monetoni, ma tu guarda che roba. Quanti monetoni. Ma che si fa con tutti sti monetoni? Io dico, cosa
si fa. Che cosa stavo per fare? Quindi niente, esploriamo così. Bella zio, oh bello uccellito. Oh guarda altri facchi monetoni, quelli che piacciono a me, pensa un po'. Guardane altri lassù, quelli li devo prendere in qualche modo, quindi cerchiamo di capire come arrivare lassù. Innanzitutto, c'è un modo per arrampicarmi qui? Sì! Sì, mi posso arrampicare, manco Mulan si arrampicava così in fretta, non so se hai capito. Agita il Joy-Con per salire più velocemente. È una miseria, neanche Mulan saliva così in fretta, oh. E poi Mulan i pali gli piacevano, no? Spacca tutto, prendi i cuoricini, prendi i cosetti, spacca tutto. Allora, là, all'orizzonte vedo altri monetoni e me li vado a prendere subito. Un monetone per la mamma, due monetoni per la zia. Allora, lì c'è un altro checkpoint. Come ci arriviamo lassù? C'è il solito salto con la Z là. Ok, quindi ce l'abbiamo. Lo proviamo e andiamo a sbattere, a farci male, letteralmente, molto male. Oh! Io, siccome sono un bambino sadico, voglio far schiantare Mario tante volte addosso al muro. Ehi Mario, guarda un po' che c'è lì un muro. Sozzo. Ah, sentite, io non voglio problemi, ok? No, no, stai calmo, adesso colpiamo il nostro amico lì. Guarda un po', pam, la cattiveria. E è come giocare a biliardo. Guarda come lo colpisco di lato e lo lancio a destra, pam, pam. No, stai calmo, non voglio altri problemi con te, ok? Siamo amici, tu non lo sai, ma siamo amici. C'è una musica anche abbastanza... che minchia ci fa un tirannosauro qui, zietto, non lo so. Ma secondo me, guarda quanto è grande quel mostro, lo posso catturare. What the fuck? Un fucking dinosauro, zio! Non ci credo! Ma ti rendi conto? Porca cazzo, vai davanti! Spacco tutto! Spacco bottiglia, ammazzo famiglia! Spacco marmo! Non ci sono rime con marmo che mi vengono in mente ora, ma io spacco tutto uguale, hai capito? Posso anche strillare, guarda un po'. Ruggire, direi. Ah, belli, che dite, oh! Che stavate a fare un giochetto? Beh, zio, il giochetto è finito! Come ho fatto a fare quel salto? Guarda come scappano, stesso, zio. Il giochetto è finito, zio! Stai calmo! A casa, ho detto! Che stai a fare qua, lo scemo? È enorme, non ce la facevo più a tenerlo! Non lo sapevo che ci fosse un tempo limite, porca zozza. E dimmelo, no? Una luna. Così, a gratis. E ce l'abbiamo noi. Ho ottenuto una luna, non so se hai capito. Una, e non è un Pokémon. Guarda quanti sentieri esplorabili. Così, a caso. Guarda quanta roba. Ma hai mai visto una cosa del genere? Guarda altri fucking monetoni. Pensa un po'. Questa roccia come me la levo da qua? Scommetto che c'è un segreto lì. Un lancio ruotante. Wow, visto che roba il lancio ruotante? Devo inclinare i Joy-Con tutti e due da un lato. Olè. Wada! Woo! Amazing, direi. Ponte di pietra. Con il dinosauro ci posso arrivare là? Sì. Sì, ecco che devo fare, non ci ho pensato. Perché là sicuramente c'è un trampolino nascosto. Che mica sono scemo. Io le capisco le cose. Vieni, zio. Vieni da papo tuo, va. Che adesso ci andiamo a divertire. Andiamo a spaccare le cose da veri bravi dinosauri. Tipo ste pietre che non ci piacciono. Oh, come squilla il telefono che noi lasceremo squillare. Senti come squilla. Guarda come rompo questo. E qui non c'era niente in realtà. Porca zozza. Se mi avvicino e lascio andare la cosa, come si faceva? No. Userò lui per salire in cima. Non è micidiale, non posso salire sopra il dinosauro. No, è sparito. Porca zozza. Che razza di gioco è che non mi fa salire sopra i dinosauri, eh? Chi me lo spiega questa cosa? Quindi io là, come ci arrivo? Lo scopriremo, eh? Solo questione di tempo. Te ti posso controllare anche se sei bello grande. Sì, nessun problema. Pronto a pacca tutto, eh? Sei pronto? Pacca tutto. Bravo zio, non c'è niente. Vedi un po'. Basta, me ne vado, me ne vado. La gente. Lancio rotante. No, non è riuscito. Pam. Lancio rotante. Biu. Micidiale. I monetoni che ho visto. Guarda un po' i monetoni che ho visto qua, guardali. Questo è per mamma, questo è per nonna, questo è per zia, ok? Perché se porto solo a mamma i monetoni e dopo zia è gelosa, finisce che causo un omicidio in casa e non va bene, hai capito? Senti, scusa, doppia i monetoni, poi ti catturo perché lì mi sembra che il muro sia un po' fragile. Guarda un po'. Pam! Guarda che roba, ma che è sta roba? Ma che cos'è questa magia? Che cos'è? Innanzitutto un monetone per Papo, uno per Zio Franco, uno per Gino, quello che vende la frutta sotto casa, che anche lui gli piace i monetoni e io glieli voglio portare. Lassù ce ne sono altri di strafucking monetoni. E guarda un po' come si prendono. C'era un segreto. Sentite, raga, io non posso ammazzare qui all'infinito la gente, no? Però innanzitutto qui c'è un qualcosa che non capisco. Oh, ok, va benissimo. Qui c'è un altro sassone che chissà come si toglie. Quindi vediamo qua. Non dovrebbe essere una roba difficile raggiungere i monetoni da portare a casa.
Questi sono per Gino, questi sono per Zio Pino e ci siamo. Adesso possiamo entrare qui dentro a vedere cosa accade, ok? Prendiamo solo un'altra luna e chiudiamo l'episodio. Una porca sozzina. Ma tu guarda un po', se non stiamo giocando a Super Mario Bros. Improvvisamente. Pensa tu che roba, cioè te l'aspettavi una roba simile? Io no, ma sono piacevolmente sorpreso, felice che sia successo, spacco tutto, spacco bottiglia, ammazzo famiglia. Agosu, Alesbico, che vuoi fare qua? Niente, pensa un po', mi sa che quel coso lì non lo posso più prendere perché sono un pirlomane, ok? Invece sì, però, ah no, uno di quelli a tempo, e vabbè. Guarda un po' un segreto, guarda un po', ah, cosa c'è qui? Cosa c'è? Cosa vedo all'orizzonte? Una piccola luna, un po' piatta questa. Ho ottenuto una luna dietro le cascate, pensa un po', pensa un po' la magia di questo gioco. Mamma mia, mi viene da piangere, mamma. E qua ci sta, le cose magiche. Magiche. Pensa un po', mamma, guarda come sto per uscire qua. Pup. Attiviamo subito sta affare. Allora, sti zozzoni qua, non mi piace che mi stanno sempre attaccando, ok? Non mi piace. No, non mi attacca, zio. Stai calmo, se no t'attacco io, sa, guarda un po'. Così, di cattiveria. No, stai calmo, zio, stai calmo. E pam! Ah, mi ha colpito sto zozzo. Meno male che lì c'è un cuore all'orizzonte. Preso. Adesso, prima di andare avanti, vorrei capire se qui ci sono nascosti degli strafacchinini monetonini, ok? Che è molto probabile. Andiamo qua su. Siamo sullo scheletro di un triceratopo, che sarebbe la fusione tra un topo e una trincea. Trincearatopo. Ma tu guarda che vista, guarda che vista. Ma io chiuderei qui questo episodio, se no diventa un po' troppo lungo. Facciamo un giro di cappello. Non ce la faccio, è proprio... Oh, avete visto? Questo non me l'ha insegnato. Un cappello verso il basso, quindi cappello verso l'alto. Si può fare? Cappello, giro, cappello. Ah, visto il cappello verso l'alto, guarda un po'. Lo prendi e lo tiri su. Lo prendi e lo tiri giù. Lo prendi e lo fai girare. Basta, ok? Stiamo esagerando. Questo è tutto per questo video. Penso che sia sufficiente. Se vi è piaciuto, se mi volete bene e non siete degli zozzoni, potete mostrare un po' del vostro amore schiacciando il pulsante qui sotto a forma di pollice in su, iscrivendovi se siete nuovi, ma soprattutto ricordandovi che questo era Electric.